Hello guys, benvenuti in questo nuovo video con qualcosa di un po' alternativo, visto che mi manca il tempo, sono pieno di impegni, ma vabbè, purtroppo la vita va così. Oggi siamo in compagnia e apriamo due prodotti. Oddio, che è successo? Si è mossa da solo la camera. Siamo in compagnia di LD Wild, ovviamente, Buonasera ragazzi. che è anche uno storico membro del canale per certi versi, dato che avevamo il team assieme, guarda come se la ride. No, vecchi compagni team, mi ha portato questi due box che ovviamente sono suoi, però appunto li vogliamo aprire qua su YouTube. Quindi se ti piacciono tipo di contenuti, giochi di carte e quant'altro, io non credo mi occuperò di One Piece a meno che non mi prenda. Di base abbiamo due box che andremo ad aprire uno alla volta e ho detto prima questo, giusto? Seguito, Se questo andrebbe viene prima, facciamo di prima. E così. quindi espansione che sarebbe Pillars of Ok. Strength. OP03, terza espansione. OP03, quindi terza espansione. Quindi che vorresti trovare? Io purtroppo One Piece non ci capisco un cazzo. Magari ne sarà pure poco seguito sto video, ma chi se ne frega. Appena iniziato, scopriamolo, cosa Ora troviamo? mo tipo 1000 iscritti dopo sto video. Però potremmo Bene, fare di spero meglio. che Allora, vabbè, apprezzino comunque. noi lo facciamo, non ci costa nulla caricarlo, giusto un po' di editing. Ma io voglio fare le cose fighe come in fumetteria, ma io non ci riuscirò mai. Quindi, Questo. ma incredibile, possiamo dire incredibile. Voilà. Qua in vendita a 79, no. 79,90. Allora, io Allora, qua direi facciamo così. il signor LD Wild, come lo chiamo io, Umerk, mi dice che le ultime bustine sono quelle cicciose. Ma sono leggende metropolitane Vediamo se queste. questa leggenda metropolitana per l'appunto è veritiera o no. Facciamo che tipo tu apri una bustina di una fila e io una bustina di Scusa, un'altra. ma ce l'abbiamo le bustine protettive a portata di mano per... Ce l'ho di Yuki. Aspetta. 2000 years later. Ho preso le bustine protettive. Possiamo, vabbè, questo possiamo metterlo qui. Devo avere Ora l'onore. devi fare la prima. Devo farla prima. Vai. Aspetta, non ti faccio vedere. Io Mazza la quanto è prima, sai perché? spesso. Ce ne sono tante, innanzitutto. 12 carte. Poi le Ma carte sono qua. spesse, scusate. Vedi, c'è una linguetta qui. Konami, Praticamente... perché non lo fai pure tu? Sì, Ragazzi, sono non fuori puoi aprire quelle Konami. avere... Non puoi tenere la bustina integra. Quindi non c'è bisogno di No, quei c'è forbicine bisogno perché dell'IKEA. non viene sempre così liscio, si impasta Ah, tantissimo. ok, quindi quante Vedi, vedi. bustine, quante carte Vedo le sono per carte, bustina? infatti. Malissimo. Spero che qui non ci sia... Katakuri. Ma se l'hai rovinato, hai perso 10 euro. No, 10 euro, molto di più. Che su? Io non ci capisco un cazzo, quindi non Queste capirò sono mai. tutte comuni. Queste Allora, la foilatura qua come funziona? sono tutte comuni. Questa è carta È un leader. leader? Sì, Vabbè, quello ma ecco, vale rimane. come comune. Ok. Queste sono due rare normali, vedi? Ah, ok, Semplicemente sono foil. Ok, sbluccicose. scusa, sì, Non no, non ho problemi con la ti telecamera. preoccupare, giustissimo. Ok. Quindi le premo Queste con le sono. Ah, le forbici. rare Le sono come se fossero le super di Yu. rare è come se... Sì, però è come se fossero comuni. Cioè, Ah, non valgono non niente, le nuove sì. super di Yu. Ok. Sono... Io Questo apro. aspetta, noi cosa stiamo Prima mi hai aprendo la aperto prima? questa fila qua. Sì, vai, Allora io aprila. apro l'altra. Vuoi fare una fila a testa? Eh Facciamo una sì, fila è a testa. più Prendi le interattivo. forbici, però, Ce figurati. Ok, buttare bene giù, l'ho. non No, tagliare non ti nulla. preoccupare. Anni di esperienza. Questo so affidare. Mo' tipo sack. Guarda Salva. qua. Chi è che vuoi trovare? Dimmi, guarda, guarda. Katakuri è la Da settima. qui, secondo me, c'è un Charlotte Cracker. Charlotte. Questo è un reader. No, no. Io Questo non so cosa sia. non ci Phoenix capisco. Club. Quante carte, scusa, hai detto che sono per bustino? 12, quindi fai 12. 10 Ah, comuni. sì. Questo Quindi, è utile, credo. è dorata ai lati, vale qualcosa? Oddio, Allora, se tu vedi... che è questo? Bello. Questa, Ok. allora, questo è un leader versione alternativa. Credo sia abbastanza raro. Posso No, ma dire che è non ne sono un sicuro. giocatore? Posso dire che è un giocatore? Che giocatore? Che Questa questa è era la la fila bustina, sinistra. scusa. Bra sì, assolutamente. Questo Tiene sì. la Prendi bustina. Vabbè. anche la doppia. D'ora in poi, tipo, ogni volta che compri un box devi venire qua a Roma. Io non ho parole. Vieni qua a Non so Roma. esattamente quanto sia valutato, dopo lo scopriamo, ma è bella. Comunque è bella. Vedi? Vai, vai. In pratica ci sono sei leader Ah, mettiamo qua al nell'espansione e centro. tutti hanno Ah, quello è bello, mettiamo qua al quest'artwork centro. alternativo. Ok, vai. Forbicini. No, la fila tua è là.
Ecco, scusa, Non tocca la fila mia pure poi. quanto sarà bello Ecco. questo unboxing. Io già possiamo chiudere qua il video e andarcene. A posto così, no? Beh, sono curioso di sapere quanto vale poi a fine Ma video. sì, questi le butto che danno fastidio. Qui sono tutte le comuni all'inizio. No, vedi, ma già ti sta abituando la Pappa. camera, visto? Oddio, che figo, Questo è un che Sanji. rarità è No, questa. è raro, però serve. È abbastanza giocato. Questa è un'altra carta rara abbastanza giocata. Quindi allora ci mettiamo, iniziamo a mettere da Intanto, parte. quelle che ti servono? Beh, io Fai una cosa, intanto. io sistemo sì, tu faccio Allora. aprire. Vediamo le Peccato, io rare. non ci capisco Così. niente, se no l'avrei fatto pure io super volentieri. Mettiamo semplicemente le rare qui, guarda, le comuni le puoi buttare tranquillamente. Ok. Spero si veda bene, però immagino di sì. Cioè, il telefono è figo. Vabbè, vado abbastanza veloce a quel che ho capito, perché le prime. Utile, mazzo barba bianca quello. Tieni, allora, tieni questo. Uno e due. Niente, giustamente. Uno e due, rare. Ok. Abbiamo fatto, questa è la quarta. Questa, sì, perché questa era la seconda bustina. No, la prima bustina che ho aperto, La questa. tua prima, sì. Cioè, proprio benvenuti in One Piece. Hai visto? È destino. È Destiny. destino. Il mio secondo nickname. Qui vedo qualcosa di leader. Ancora. Due rare così. No, la cosa strana che mi fa di One Piece, solo che vedendolo come anime, manga, anime, insomma, Facciamo una cosa, c'è apri difficoltà. tutto tu, se no, e poi ci viene. Se ci alterniamo così perdiamo un sacco di danni, secondo sì. Ah, fai una cosa, apri prima tu, Faccio le prima tue. io, Sì, 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 ok. sì. Dicevi di One Piece? No, che a me personalmente parlando, non so, magari altri, vedendolo come anime, manga, come vogliamo definirlo, c'è sempre un po' di difficoltà, diciamo, Qui ce la supero. a identificarlo come gioco di carte o, quanta, o qualcosa di simile, mentre Pokémon già che siamo cresciuti da bambini col fatto che È appunto fosse un vero. gioco di carte e videogioco. Già avevi più. È utile, è buono. Flame Ah, Emperor. che no, non leggevo. Ma che è questo? Questa è un'altra Chi? versione alternativa Ah, abbiamo una bustina. di una carta super rara che Uno. forse non è giocatissima al momento, ma comunque molto utile. Vabbè, te la imbusto io, Sì, dai, tu. grazie. Io procedo. Queste sono quelle più strette, mi sa. Le perfect slide. L'altro al contrario. E l'altra chiude. Ecco qua. Beh, ragazzi, se volete magari fare un mini investimento su One Piece, dato che al momento sta salendo. Gear Second. Sì, ah, ok. Questa espansione praticamente ha come temi Enies Lobby. Enies Lobby e poi Big Mama, visto Big che c'è Mom, esatto, ancora Katakuri. non mi veniva. CP9, diciamo, è Big Mom. C'è anche Krieger, non è neanche della prima Ah, ok, saga, questo anche teoricamente. Mario Orientale, è vero. Ecco, Infatti Mario c'è Orientale. Arlong, Krieg, sì. Sì, diciamo Qui c'è di anche Mew. Se Non credo. esce un Altro Mew come un Firefist. asso, te lo rubo. Questa mi serve. Ti serve? La imbustiamo allora. Sì, mostra la normale che deve andare Normale e nel basta. mazzo, sì. Ah, quindi è giochi trasparenti. Per adesso sì, ma perché non trovo. Perché altro lo sai, non so se siano legali le carte delle bustine trasparenti. Che se sono poco smint dietro sono riconoscibili. Non lo Credo. sapevo questo. Però teoricamente dovrebbe essere così. Cioè, devo usare come doppio Però pure la slip. bustina è riconoscibile, se un E minimo no, di. infatti è cheating, è considerato cheating. Anche questa serve. Scusa, questa è rara. Ok, vabbè, in busta. Quindi di base l'espansione, cioè le rarità che ci sono, sto ritornando di nuovo sul Vai. discorso, però sono comune, rara che No, sarebbe ci quella sono del comune e non Bonecinos. comune che sono, non le distingui, c'è solo scritto C o C lì, qui Ok. nel simbolino. Poi c'è rara che è questa. Questa è super rara. Poi delle super rare c'è la versione alternativa che ad esempio è Questo. questa. Vedi che sfora il bordo, c'ha una variante. Cioè il design è diverso da quella. Adesso non abbiamo quella normale per fare il Vabbè, confronto. una full Comunque, art, esatto, una diciamo. full art, chiamiamola così. E poi stessa cosa ci sono i leader full art, come questo. Questa è bella figa come carta, eh.
Vero che all'inizio non avevo ancora realizzato. Io no, perché guardavo quella di sopra. L'hai tolta, ho detto, ma cosa c'era sopra? Cosa stavo guardando? Non lo so. Lo vedremo dopo nel video, con la reaction. Ma questa okay. Seria per... Ah, vedi, questa è la versione basic del leader. Ah, ecco. Che è praticamente una comunazzo. Cioè, ma la monta è più figa questa, porca di sé. Okay. Mazza se è figa. Poi io l'unica carta che forse desidero di One Piece al momento su Barba Bianca, Zoro e ovviamente Mio. Prima di tutto. Di quelle ci sono belle versioni. Questo Zoro c'è la versione manga panel. C'è tipo la sua faccia, il suo faccione versione manga. Non ce l'ho presa. Chi è? Godasop. Ah, Sogeking. Questa è la Secret. Sì. Che credo sia garantita una per box in realtà, quindi okay. Tutto ok. Che una blu. Però credo, aspetta un attimo, fammi controllare. Perché c'è la Secret praticamente ha la variante normale, la variante alternativa, e poi di Sogeking c'è quella manga, che è qualcosa di fantastico. Io con le manga l'ho visto tutto. Manga ce n'è una per espansione, in questa è Sogeking. Vabbè, questa quindi è la Secret. Teoricamente si trova una Secret. Cioè, teoricamente abbiamo trovato tutto quello che c'era da trovare nel box. Secret. Sì, Katakuri la quindi non lo vediamo più. Non lo so come funziona la tiratura, noi non ci speriamo più. Boh, noi andiamo a caso che la cosa più questo bella. È Katakuri Leader che comunque serve. Okay. Ah, diciamo che. Questa è in busta la già. Diciamo che di base ti serve Katakuri, ma lo vorresti più bello. No, considera che tra le variant tu puoi trovare anche la variant alternative, come, non lo so come le stiamo chiamando, non so come si chiama, io non ho idea, però quindi... puoi trovare sia quella di una super rara, quella di una rara, ne abbiamo trovato quella di un leader, che quindi è molto particolare come cosa. E io sto qua a osservare, quindi per il momento non sono io ad aprire le bustine. Lo sciffone. Ok. Praticamente dovremmo trovare, penso, almeno un altro paio di super rare, se non tre. E il resto... Ma ce la te ne metti qua dentro, come che ci prendo. Poi faccio io quei box di sì. Che so che me le trovo lì dentro. Ok. Che è? Colpone. Catacuri. Mascata. Poi esploriamo bene gli effetti. Prego, vada alla sua fila che ha già dato quello che doveva dare, ma vediamo, magari... Faccio vedere la maestria nello sbustare. Magari ci divertiamo. Katakuri Alternative. Ok, non tagliare le carte. La penultima. Guarda che precisione. Beh, abbastanza spedito, come dicevo prima, perché ci capisco poco. Caso. Scusa, ne salto da una. No. Ok, anche questo è raro. No, questo l'ho fatto vedere. Ok. No. Mettiti qua così, te le ordini tu. Vado super spedito. Qua c'è la carta che non scende. Però effettivamente, mo ci ho fatto caso toccando le carte, è una bella qualità veramente. Cioè, che bella spessa, cioè te la senti esatto. Proprio... Sì. Cioè, porca troia, assurdo. Cioè questa non si piega. Ti distrugga le mani quasi. Ok, Django e Kaya. Credo siano utili in alcuni mazzi. Django mi ricordo che da piccolo mi stava veramente su un certo apparato riproduttivo. Come mai? Chissà perché. Per via del fungo. Non lo so. Non lo so. Chissà perché. Mo tipo nei commenti mi comincia a dire scambi quella, ma io che cazzo non so manco mia. Nami, come facevo a non trovarlo? Roblucci. Roblucci. Questa vedi. La vedi la differenza? Sì. Ok. Ci sei. Sì, è molto più fuori. Cioè diciamo che la differenza Yugi non è così netta. Sì, esatto, sembrano, ma poi soprattutto se vedi le foto sembrano comuni, perché non... Non è proprio così super netta... Questa è una cosa che onestamente non mi piace, cioè mi piace la foilatura, ma non il fatto che non riesca a distinguere bene, cioè ovviamente ti fai l'abitudine, però più o meno è Charlotte. Sono utili. Mi dispiace perché io ho già dato tutta la mia fortuna in quella carta.
Adesso farò schifo al torneo di domande di Tengu. Non ti servirà la fortuna. Dico, io sono stato Arlong. Il basta sapere Quel fuori è questo. bello. Sì. Mi piace. Pauli. Poi in italiano l'avevano scritto con la Y, non Paulie. Non ricordo. In italiano era, cioè nel manga era Nemmeno Pauli con la Y. Penso sia corretto questo qui. Immagino. Poi ragazzi, fatemi sapere poi cosa ne pensate del gioco di One Piece. L'avete iniziato? Siete indecisi? Ma Marshall di Teach. Siete indecisi, cioè come qualità delle carte è figo. Poi il gioco, onestamente, non ci ho ancora giocato. Vedrò domani, un pochettino, domenica, non lo so. Però un po' incuriosisce. Però resto sempre scettico, come vi dicevo, per il fatto che ho difficoltà a inquadrarlo come gioco di carte. Ma non perché magari fa schifo il gioco, eh. Oh, questa provato realtà te. super valida, Marco, sì, sono io, Però la fenice. poi Devo dire, non male. quando il signor Merck verrà qui a trovarmi, io il box li apro volentieri, mi Sì, se mi accontento trovi così, io sempre il leader alternative, te ti lascio lo tutta, ma il secondo box lo fai tutto tu. trovo. Che è sta cosa? Ok, due di primo. Ah, ok, pensavo fosse questa pure super, infatti ho detto magari mi sono confuso. Bene. Oh, credo questa sia la tiratura standard. Quindi, no, Forse un'altra super rara, se... ma non siamo troppo avidi. no, c'è anche Accontentiamocene. l'altro box C'è qui. anche l'altro box, con calma. Non credo Come che ci vada. Katakuri! Mi piace lui, mi piace. Kraker, ok. Kraker, altra super rara. E E qui cos'è questo. un raro? Ok. Siamo comunque a 5 super rare. L'ultima bustina. Niente Katakuri. Ah, Ma quello vabbè. secret Avere cercavi? due secret penso sia veramente troppo. Insieme anche Sicuro che non l'avevo. lo vorrei, però. Danno, non lo faccio il trick perché è già Fallo, fallo. sistemato. Ci ha fatto. Pronto. Wow, Non so questa è cosa la sia. marca cica al cannone del signor Creek. E niente. Benissimo, Vabbè, come benissimo. box penso che questo valga tutto, anche se è iniziato super presto il video, però questa di base è la money card, immagino, con Katakuri. No, aspetta, non so, ce ne sono anche altre. Non è la top Ah, però è dell'espansione, fra le però migliori. esatto. Leader alternative è sempre molto valido. Quindi ragazzuoli, io se vi interessano video di One Piece iscrivetevi al canale, ma quantomeno giochi di carte, soprattutto Yugi Retroformat. Ora andremo ad aprire il secondo box giusto for fun perché abbiamo l'occasione, quindi lo facciamo. Quindi iscrivetevi A tutto il al canale, video. lasciate un like, arrivederci al prossimo video, see you next box.